Insta360 One X2. Oggi utilizzeremo un filmato girato con questa camera e andremo a vedere come montare un video con l'applicazione ufficiale Insta360. Prima di iniziare con il montaggio, due cose. La prima: qualora foste interessati a seguire i prossimi video, i prossimi caricamenti, anche a ricevere la notifica dedicata alla recensione dedicata alla X2, attivate la campanella quando effettuate l'iscrizione, così da ricevere un'email o una notifica sullo smartphone al caricamento della recensione. E sul canale trovate già la recensione della One R, camera che ad oggi è la mia preferita, e in quella review vi racconto tutte le sue sfaccettature e funzionalità. Seconda cosa, prima di iniziare con questo video, qualora voleste seguire passo passo i comandi e le impostazioni che sono fattibili all'interno dell'applicazione Insta360, vi consiglio di scaricare i contenuti girati con la vostra camera Insta e di quindi mettere in locale tutto l'album, tutti i video che avete girato. Questo perché vi permetterà poi di effettuare un editing molto più rapido e, non avendo latenza di scaricamento, l'editing sarà qualcosa di divertente. L'applicazione è molto performante, dalla sezione album si ha l'accesso sia al locale che alla fotocamera, che adesso non è connessa, quindi i file che vedete sono tutti sul mio smartphone e occupano anche un discreto spazio perché sono tutti 5.7K. Cliccando sul video che adesso andremo a montare avremo modo di visualizzarlo, quindi la preview parte in automatico, e cliccando di nuovo metteremo in pausa il video. Abbiamo poi in basso la timeline che ci permette di spostarci all'interno del video, e con il dito sul display potremo anche navigare nel video stesso e effettuare lo zoom o il dezoom volendo. In automatico andremo a creare un punto che darà all'applicazione poi modo di riconoscere questo minuto, questo secondo e questa inquadratura come segnaposto, come segnalibro. Dal menu in alto a destra avremo modo di attivare la stabilizzazione flow state, molto importante, che di solito attiva sempre, però nel caso non lo fosse, nel caso dovessimo trovare il video tremolante, potrebbe essere questa una soluzione. E poi avremo modo anche di correggere la calibrazione cromatica, quindi di attivarla e di avere la calibrazione automatica a quel punto dei colori. Ripristinando le modifiche ripristineremo tutto ciò che faremo a breve e potrebbe essere utile qualora dovessimo ripartire per qualche motivo, e poi avremo tutta una serie di settaggi dedicati a eventuali accessori che potremo andare a installare sulla camera, e quindi qui troveremo poi la funzionalità idonea. Abbiamo anche il blocco della direzione, che in questo caso non ci occorre perché andremo noi a scegliere la direzione e vedremo tra poco come fare. Ora vado a togliere il segnaposto di prima e vado a rifilare il video, quindi vado a tagliarlo praticamente, vado a dire all'applicazione: voglio lavorare solo su questo segmento, il resto non mi interessa. Il resto del video sarà comunque disponibile, non viene cancellato, però non lo vedremo nella timeline, quindi io adesso lo lascerei con una durata che è di 51 secondi. Premendo su ok in alto a destra, sul baffetto in alto a destra, andremo a salvare la clip e avremo qui modo di navigare all'interno di tutto il video nuovo che avremo rifilato. Questo contenuto video andrà su Instagram, quindi 9/16 è il rapporto più idoneo per i reel. Qualora volessimo creare un post potremmo anche farlo a 1:1 oppure a 16:9, o addirittura in wide, super stretto, super anamorfico, nel momento in cui magari vorremmo caricare contenuto su YouTube o su altre piattaforme. Su Instagram ho già caricato un reel girato con la One R, e andando in descrizione troverete il link a Instagram, ma trovate anche qua il banner, e poi cliccando sulla parte reel avrete modo di visualizzare il reel girato proprio con la One R e montato con la camera, con l'applicazione della camera, quindi con questa che stiamo utilizzando adesso. Cosa è importante sapere di tutte le funzioni che sono qua disponibili? Che abbiamo modo di aggiungere la musica con la pressione del tasto musica e la selezione poi dal catalogo musicale sia di Insta che del nostro, e per fare l'aggiunta della musica dopo averla scelta e scelto il punto d'inizio è sufficiente cliccare il baffetto in alto, cosa che a me personalmente non interessa perché preferisco l'audio originale per questo video, però volendo potremmo anche mixare l'audio con la musica, quindi l'audio del video con la musica. Poi abbiamo modo di attivare il multiview, quindi di avere un'inquadratura vista nella parte superiore del video e una nella parte inferiore o a destra o a sinistra, quello lo sceglieremo, dipende dal tipo di video. E abbiamo anche modo di realizzare poi
i famosi speed ramp, cioè quindi le rampe di velocità per le parti di video che a noi interessa velocizzare. Per esempio, questa parte di video a me interessa velocizzarla perché è la parte iniziale, però nel momento in cui la camera scende vorrei la velocità ritornasse alla velocità normale. Quindi, dopo aver selezionato 16x e aver selezionato la parte da velocizzare, premuto l'ok, io cosa faccio? Lascio che questa parte sia a velocità normale e vado a rivelocizzare di nuovo di 32x velocemente, quindi questo pezzetto secondario. Premendo di nuovo l'ok abbiamo modo di visualizzare nella timeline le aree poi velocizzate, quindi la parte iniziale e la parte praticamente quasi centrale. Premendo di nuovo su ok torneremo nella vista di prima e all'interno di questo menu avremo modo di creare i famosi punti di visione. Quindi dalla parte iniziale del video noi avremo modo di scegliere questo come punto d'osservazione del nostro video a 360. Cliccando sul più andremo a definire il punto di osservazione e poi avremo tutta una serie di variabili che potremo andare a inserire, come la vista Tiny Planet, come il grandangolo, come il lineare, angolo stretto oppure super ampio, o addirittura renderlo ancora più ampio con la pinzata delle dita. Questo può essere fatto a nostra discrezione. Andando avanti, cosa accade? Che l'inquadratura resta dov'è, noi potremo però scegliere a questo punto di andare a creare un altro effetto, e per farlo potremo direzionare la visione del contenuto dove ci pare piace, e pinzando sul display noi andremo a creare in automatico un altro segnapunto. Quindi cosa accade? Che dall'inizio del video vedremo l'immagine piegarsi. Poi potremo a questo punto andare a effettuare un'altra lavorazione, che potrà essere per esempio l'aggiunta di un altro punto, che in questo caso saremo noi. Andiamo a zoomare e andiamo poi a effettuare anche una rotazione, e ora accade che nel momento in cui il video inizia praticamente ad avvicinarsi verso la persona, inizia anche a ruotare e poi si velocizza velocemente. Questo perché l'avevamo impostato prima. Volendo però ripristinare la rotazione, noi continuiamo dall'altra parte, andiamo a 360, ok, e quindi cosa accade? Che la camera si gira velocemente e si ribalta, e praticamente arriva a questo punto. Volendo però far sì che i due restino sempre all'interno del centro praticamente del video, potremo spostare il nostro punto e fare aggiorna fotogramma chiave. Quindi adesso abbiamo aggiornato il punto, resta sempre lì e sembra come se la camera si fosse cappottata, e in modo super rapido, no? Abbiamo poi un'altra funzionalità molto bella, che è quella che si attiva cliccando sul più e andando sulla sezione dedicata al viewfinder. Questa sezione dell'applicazione dà modo alla persona di rivivere il contenuto video in formato interattivo, quindi muovendo lo smartphone muoveremo anche l'inquadratura all'interno del 360, e andando a premere il tasto rec e allontanando poi il cursore noi andremo a creare l'effetto che più ci pare e piace. Potremo anche zoomare nel mentre e quindi avere una sorta di revisione del contenuto interattiva, cosa veramente carina. Premendo poi su ok noi avremo evidenziata la timeline con questo color rosso, che ci indica appunto che è stata eseguita questa attività di viewfinder, che quindi l'animazione è stata creata da noi muovendo lo smartphone e registrando poi il livello di zoomata. Un'altra impostazione molto bella da conoscere assolutamente è quella che si ottiene cliccando i puntini che sono allineati alle persone. Cliccandoli noi avremo modo di iniziare il tracciamento e quindi di fare in modo che la persona che sta tenendo la camera o un'altra che magari viene ripresa resti al centro dell'immagine. E questa cosa qua avviene in automatico, quindi in automatico l'applicazione realizza il tracking del soggetto e lo tiene sempre nel punto centrale del video. Abbiamo traccato tutta la parte finale di video e quindi i soggetti sono sempre al centro. Volendo però far sì che nel momento in cui la camera si alza cambia anche il soggetto, potremo a questo punto prendere la sezione traccata, accorciarla e dopodiché andare a cambiare l'effetto. Quindi da qua in poi avremo modo di cambiare il punto di visione, e quindi potremo far sì che il punto di visione venga a quel punto
a sua volta modificato e diventi quindi un angolo magari grandangolare verso l'obiettivo, no? Quindi noi abbiamo che viene il tracking fino a questo punto e poi cambia velocemente. Se l'effetto non piace, basta aggiungere un altro segnalibro più avanti, ogni a posto, e poi cancellare questo fotogramma di passaggio, così che l'applicazione possa effettuare un movimento di inquadratura molto più lento e lineare e meno rigido. Volendo, potremmo anche apporre un filtro a tutto il nostro video, quindi una sorta di LUT, una sorta di correzione colore che l'applicazione può avere di default, come questo effetto qua, che può essere anche poi reso più o meno intenso con il cursore. Mettiamo caso che già va bene questo, il video sarà color corretto in questo modo e di conseguenza sarà predefinito in questa versione. Se volessimo andare a effettuare altre modifiche, col pannello regola avremo modo di farlo e potremo magari tirar su un pochino più le ombre, che sono veramente scure, e andare magari a regolare anche un pochino il contrasto, che è molto elevato. Ok, temperatura colore la riportiamo un pochino più sul chiaro, sul bluastro, e ora ci siamo. Questo è il nostro video finale che abbiamo realizzato. È un video che ha richiesto praticamente una sorta di camminata, niente più, e nel mentre poi dopo abbiamo modo di reagire con le riprese come più ci pare e piace, e il video finale poi può essere arricchito con la musica come abbiamo visto, oppure lasciato al naturale, quindi con il suono poi dei passi sulla neve. E questo è la visione di un contenuto che spero presto di poter girare nuovamente. Per finalizzare il lavoro è sufficiente cliccare sulla freccetta in alto a destra, esporta video reinquadrato, e andando a personalizzare l'esportazione avremo modo di scegliere il bitrate che vi dicevo prima, e qui vi consiglio il massimo, la risoluzione che in questo caso è solo Full HD, e poi di attivare il Color Plus, quindi andare a caricare un profilo colore ancora più vivido, e dopodiché attendere l'esportazione per visualizzare il video finale. Siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Il vantaggio di poter avere un'applicazione come Insta360 tra le mani è quella di riuscire a realizzare un montaggio video in pochissimo tempo e con anche un livello interattivo del montaggio non indifferente. La parte dedicata al viewfinder è secondo me la più bella, perché permette di rivivere il contenuto e al contempo di direzionare la camera dove ci pare e piace. Il contenuto 360 è estremamente versatile, può anche essere montato in modalità statica e non mossa come abbiamo visto, lo potremo decidere noi dall'applicazione, come avete visto è estremamente facile. Per qualsiasi domanda o chiarimento utilizzate la sezione commenti, e se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi poi per non perdere i prossimi. Ci si vede su YouTube alla prossima, buona continuazione, ciao a tutti.